Ciao ragazzi, bentornati in Curiosando. Visto che mi sono arrivate tante richieste di pubblicare altri video che parlano della morte di Pino Greco, detto Scappuzzetta, beh, ho deciso di fare questo video dove ci sono le deposizioni di più collaboratori di giustizia che parlano della morte di Pino Greco. In verità, a Pino Greco ho dedicato anche un video presente sul mio secondo canale YouTube. In quel video cerco di raccontare la storia di Scappuzzetta. Purtroppo in rete non ci sono molte informazioni sul super killer di Cosa Nostra. Per vedere i video su Pino Greco basta che cliccate sul link presente sia nella descrizione di questo video e sia nei commenti sempre di questo video. In questo video invece il primo collaboratore di giustizia che vi farò ascoltare è Francesco Marino Mannoia. Pino Greco e Francesco Marino Mannoia sono stati grandi amici sin dall'infanzia. I due sono cresciuti insieme e insieme hanno iniziato a delinquere, ma la loro strada si è separata agli inizi degli anni 70. In quel periodo entrambi entrarono a far parte di Cosa Nostra, ma in due famiglie differenti. Pino Greco entrò a far parte della famiglia di Ciaculli, mentre Francesco Marino Mannoia entrò a far parte della famiglia di Santa Maria di Gesù. La parte dell'interrogatorio che andremo ad ascoltare è stata presa dal processo per l'omicidio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. L'udienza si è tenuta a Roma il 2 dicembre del 1994. Il secondo collaboratore di giustizia che ascolteremo è Giuseppe Marchese. Giuseppe Marchese è il fratello minore di Antonino Marchese e cognato di Leoluca Bagarella. La parte dell'interrogatorio che ascolteremo è stata presa dal processo per gli omicidi dei funzionari di polizia Cassarà e Montana. L'udienza si è tenuta a Roma mercoledì 9 giugno del 1993. Nella terza parte invece ascolteremo il collaboratore di giustizia Salvatore Cucuzza. Salvatore Cucuzza entrò a far parte di Cosa Nostra nel 1975 e quando venne arrestato era il reggente della famiglia di Borgovecchio. In particolare Cucuzza racconta l'aggressività che aveva Pino Greco. Dice che non ci voleva niente per Scappuzzetta. Allora amici, prima di ascoltare queste tre testimonianze, come al solito vi invito a lasciarmi un like al video se il video vi piace, aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione e se vi va iscrivetevi al mio canale YouTube attivando anche la campanella, in questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. Ora amici, vi lascio all'ascolto della registrazione audio, noi ci vediamo nella prossima anteprima, ciao ragazzi! Allora, vediamo Scarpa, non c'è più, dice lei. Sì. Da chi è stato ucciso, quando? Scarpa è stato ucciso nell'autunno dell'85. Io mi trovavo a carcere di Trapani, che era nei primi dell'86. Mi scrisse una lettera a mio fratello, capì da quella lettera... Suo fratello Agostino. Certamente non mi parlò chiaramente del Pino Greco Scarpa, ma mi disse: siamo alla mercé, è facile vendere una persona per niente. Ma io non capivo questo significato, ma mi preoccupai di cosa stesse accadendo. Ebbi modo poi, quando rientrai da Trapani a Palermo, che da lì a poco doveva cominciare anche questo processo, nel frattempo credo che mio fratello fosse stato tratto in arresto, e abbiamo avuto modo di fare dei colloqui interni alla struttura carceraria. E mio fratello mi disse che Pino Greco era stato ucciso e mi raccontò tutto l'episodio. Mi disse che si trovavano in una villetta, in una casa di campagna, nella zona Bellacera, o comunque in quei pressi lì. Nella zona della? Bellacera, che sarebbe fra Bagheria, Bellacera, in quella zona della periferia di Palermo, sì. Ah. Mi disse che lui era in compagnia di Vincenzo Puccio e stavano giù, al piano terra, diciamo, nella campagna di questa villetta. Sopra vi era Pino Greco Scarpa, Giuseppe Lucchese e la Rosa... non mi ricordo il nome di La Rosa, comunque che è imparentato anche con Pino Greco Scarpa. A un certo punto si sentono delle esplosioni d'arma da fuoco.
Il Puccio gli dice a mio fratello: Agostino, vai sopra ad aiutare a pulire. Mio fratello in quell'occasione si è dato alla fuga perché ha avuto molta paura, perché era molto legato al Pino Greco Scarpa e molto legato anche a Lucchese, quindi aveva capito che qualcosa di tremendo fosse successo. Ma il giorno stesso, la sera, lui andò alla ricerca di Lucchese per capire chi dei due fosse stato ucciso. Ma trovò il Lucchese, quindi quello che era stato ucciso era sicuramente Pino Greco. Il Lucchese lo rassicurò e gli disse che questo gesto che lui aveva fatto non lo doveva certamente farlo, perché altrimenti sarebbe stato costretto a prendere delle mansioni molto gravi. Ma comunque lo giustificò a suo dire, perché era ragazzo inesperto, e per questa volta il discorso è andato così, anche se poi hanno covato per qualche altra leggerezza di mio fratello fino a che non l'hanno poi ucciso. Ecco, questa è la situazione del Pino Greco. Quindi questa è la situazione di Scarpazzetta. Sì, perché Lucchese gli ha sparato un colpo alla nuca mentre lui era intento a fare dei conti sul tavolo, e a tradimento di dietro gli ha sparato alla nuca. Lei ha detto prima, a proposito di Pino Greco, quando era vivo, ci vuole dire qualche cosa sul punto? Vabbè, quando era vivo, lui è stato verso fine 85, lui è stato ucciso sempre dalla corrente dei collionesi, sempre, tra parentesi, collionesi che sono quelli che erano alleati, pure che fanno parte di altre famiglie, ma alleati con Totò Riina, e di cui mi disse anche Bagarella e in seguito anche Puccio, che Puccio e Pino Greco aveva alzato troppa la testa perché aveva preso troppo potere, diciamo, avevano preoccupazione che in quello che già in precedenza si faceva con Totò Riina e Quattro Uomini d'Onore, avevano preoccupazione su un domani come si comportava lui, venisse scartato Totò Riina e altri uomini di sua fiducia. E perciò Pino Greco è stato ucciso? Sì, è stato ucciso da Lucchese con l'appoggio di Puccio Vincenzo, Agostino Mannoia e la Rosa Filippo. Ci sono andate a prenderlo in una villa dove lui si rifugiava, faceva la latitanza, e ci andava sempre Lucchese con Agostino Mannoia a prenderlo in questa villa per andare, per uscire per i fatti loro, e lo sapevano soltanto loro, con l'accordo, dopo i vari discorsi che rapportava Puccio Vincenzo a Totò Riina, hanno dopo deciso l'eliminazione, perché qua vedete che c'è, qua è tutto questione di potere a livello di chi è che deve prendere un posto, di chi è che dopo c'è magari una chiacchiera e viene rapportato in un certo modo, dopo c'è quello che ha le mani a persecuzione, che un domani, però sta andando avanti così, un domani vede un altro che c'è un certo carisma in questa organizzazione e viene criticato, viene cercato di metterlo in difficoltà anche nei confronti di altri uomini d'onore che fanno parte, e piano piano così dopo viene organizzata un'eliminazione e dopo fa valere che dice non era buono, era già fuori di testa e voleva fare tutto lui e aveva le discorsi, e quell'epoca è stato organizzato Puccio Vincenzo con Lucchese e Agostino Mannoia e la Rosa, che gli hanno, sono andati a casa nel stuvellino e gli hanno sparato in testa. Bene, per me può bastare. E allora, omicidio di Greco Giuseppe Scarpa, che cosa le risulta, signor Cocuzza? Vedi. Ma so che è stato soppresso da Puccio e da Lucchese, ma non,
Non so niente perché io ero arrestato in quel periodo. So che è stato strangolato. Ma lei quindi apprende notizie che questo omicidio avviene all'epoca della sua detenzione, successivamente quindi al 1983. Quando avviene questo omicidio? Ma 85-86, questo poi ci fu dato a noi notizia da Calò successivamente alla morte, perché in un primo tempo era rimasta celata questa cosa, quindi non c'era. A lei chi glielo riferì dell'avvenuta soppressione di Greco Giuseppe Scarpa? Calò. In carcere, quindi? Sì, sì. Chi è che lo ha ammazzato, per quanto riferitole dal Calò? No, Calò non mi disse chi l'ha ammazzato. Che cosa le disse Calò? Io poi successivamente, che non ci avevano detto niente per il dopo, durante quel periodo, perché la cosa doveva rimanere chiusa, ma dato che la cosa cominciò ad essere nota, allora Calò ci disse che aveva il dovere di informarci, anche perché sapeva che con me c'era un'amicizia, e quindi mi disse è andato fuori di testa e quindi l'abbiamo soppresso. Poi chi le disse invece in ordine agli esecutori materiali? Poi ne parlai con Puccio, con Lucchese stesso, insomma, poi riuscì a sapere più o meno come sono svolti i fatti, non nel dettaglio, perché io non mi interessavo di sapere com'era la situazione. E cosa venne a sapere da Puccio? Era stato ucciso da Puccio e da Lucchese. Dove? Quando ha tirato. Dove è stato ucciso? È stato ucciso verso la, dove c'è l'Arco Azzurro, non so se lei lo sa, questo posto. C'erano dei villini di un certo Logalbo, verso quel punto là. Senta, ma lei prima della sua carcerazione aveva avuto dei dissidi con Greco Giuseppe Scarpa? Dei dissidi? Dei dissidi? Sì. Sì, qualche volta... Sì, questo le sto chiedendo. Se lei aveva avuto dei contrasti con Greco Giuseppe Scarpa, con il quale per anni era stato invece in ottimi rapporti, avevate fatto parte della stessa squadra. Sì, negli ultimi tempi lui era diventato molto aggressivo, cioè non risparmiava nessuno, e quindi qualche volta si mise in contrapposizione con me. Ma non c'era, cioè, ci siamo lasciati così, senza, non c'era una dichiarazione di guerra, semplicemente io non condividevo alcuni suoi metodi. Lei ricorda qualche episodio del Greco Giuseppe Scarpa che l'aveva particolarmente sconcertato, cioè che lei non aveva condiviso? Sì, ce ne sono. Beh, per esempio, volevo uccidere a tutti i costi De Santis, una persona che aveva un negozio in via Montepellegrino, Gaetano De Santis, e io gli chiesi del tempo di lasciarlo perdere, perché insomma era in società con Lucchese Giuseppe, e lui si arrabbiò perché non voleva che si pensasse che lui non era efficiente, perché gli avevano chiesto di ammazzarlo e lui lo doveva ammazzare a tutti i costi. E in questo momento, in questo caso, abbiamo avuto un po' un litigio molto forte. Poi altri casi dove c'erano delle persone da uccidere in Bagheria, non Bagheria, più avanti di Bagheria, Marchese si fece delle croci e fece capire che erano persone del luogo e ha fatto uccidere un sacco di persone. Io gli dissi che non ci credevo
e nonostante Greco non credesse a queste cose, avallò di ucciderle pure lui. Di una lite con un camionista di questo Giuseppe Greco Scarpa? Ah, sì, c'era un camion, un autotrenista, comunque per la precisione un articolato, non era un autotreno, e gli tagliò la strada che porta a Sciaculli, e solo perché quello gli aveva detto una parolaccia, lui uscese dalla macchina e lo uccise. E questo io non me lo sono sentita più di starci vicino. Quindi in sostanza ammazzò questo camionista per una questione di precedenza? Sì. Ma lo ammazzò sul posto o se lo andò a cercare poi a casa? No, gli salì sul camion, nella cabina, e gli sparò 5-6 colpi di revolver. E lo lasciò pensolare dalla cabina. Una cosa che mi ha, nonostante